Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Giunti all'ultima pagina di un libro, di solito finisce anche la storia che racconta. Con il Vangelo però non accade. Anzi, qui la storia comincia. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Detto questo, il Signore Gesù fu assunto al cielo e sedette alla destra di Dio. Essi, cioè i discepoli, allora partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore Gesù operava insieme con loro. Ecco la nuova storia che comincia. No, non se n'è andato il Signore. Non si è messo a riposo. L'idea dell'ascensione, come di Gesù Cristo che abbandona questo mondo, è tutta da scartare. Ha aperto la via del cielo, invece. Ci ha mostrato così che il senso della nostra vita non è vivere su questa terra per poi marcire in un cimitero. Noi siamo fatti per il cielo. Gesù ha squarciato davanti ai nostri occhi il cielo di Dio e ci ha assicurato, ecco, d'ora in poi quello sarà il vostro orizzonte di vita. No, non era necessario che se ne andasse da noi per questo. È un modo nuovo di stare con noi quello che ha inaugurato, più vantaggioso e più fecondo di quello che realizzò in Palestina 2000 anni fa. Infatti, a partire dall'ascensione, egli può essere presente dappertutto. Ma rimane un interrogativo che non si può eludere. Se ascensione non è assenza, ma nuova presenza di Gesù Cristo tra noi, come percepirla? A quali condizioni? Basta leggere tra le righe del brano in questione per avere la risposta. Andate in tutto il mondo e proclamate il mio Vangelo a ogni creatura. Essi, cioè i discepoli, allora partirono e predicarono dappertutto, mentre lui, Gesù, operava insieme con loro. Se operava insieme con loro, è la dimostrazione che non si era affatto allontanato. Egli non è un assente. Sì, ma attenzione, erano viandanti quei tali che lo percepivano presente e operante. Non erano sedentari. È solo per via ormai che si può trovare il Signore. Se ci diventa familiare l'idea che se siamo a questo mondo è per lasciarvi un segno positivo, pur piccolo se si vuole, se non ci è estraneo il pensiero che la nostra vita, quale che sia, è una missione che ci è stata affidata, allora probabilmente sperimenteremo la sensazione di non essere affatto soli a tirare la carretta. Se ci rendiamo disponibili a lasciar trasparire qualcosa del suo Vangelo nei nostri gesti, nelle nostre conversazioni, nei nostri atteggiamenti, ci accorgeremo finalmente che il Signore Gesù non si è affatto allontanato da noi. Non occorre nemmeno aggiungere che anche la vita allora prende altro colore, altro sapore. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.